segmenti in lotta per l'egemonia non serve negli USU, serve la collaborazione, è un'antitesi filosofica mondiale, nel senso che la competizione sfrenata, disumana, dove regna lotta divistica all'ultimo sangue, sta portando il mondo verso la fine, oltretutto ingloriosa. La collaborazione è una terragossa. Se prendiamo tre aziende che fanno scarpe e ogni azienda c'ha 100 operai, collaborano e bisciano in pè, forse guadagnano un pochino meno, ma se la competizione si scatena, 200 operai fora, due capitalisti fora, sarà un costo sociale per quei 100, è stufio, è banale. Quando si cerca di accumulare da qualche parte ricchezza, che sia terra, che sia silice, che sia d'oro, che sia denari, da qualche altra parte si fa un buco, uno squilibrio. E dall'Italia è andata ad essere sovranisti, indipendentisti, di sinistra, progressisti. La ricerca di due cose, soprattutto in Sardegna, prima di ogni cosa, ed è quello che spinge le donne e gli uomini di IRS a essere così agitato. E a proposito di agitazione, mi ricordo una bella frase che ha fatto Antonissimo Mossa: c'è una intuizione di libertà che aleggia in Sardegna e che ci agita, siamo tutti agitati. Tutto, i sacri, ed è una visione, un lampo di luce, ma non si è libertà. È come la gente che sta al buio per molto tempo e ogni raggio di luce che entra dà quasi fastidio. Poi noi abituiamo a salughe e non abbiamo questa cosa bella, questa intuizione di libertà. Non torniamo più ai Seus, no, sicuramente no. E sta succedendo questo, è un fermento quasi caotico, no? Ma la Sardegna sta andando avanti, la storia si è messa in moto e noi siamo un po' su in questa traiettoria nuova dove diciamo che l'autonomia è totalmente insufficiente ed è morta, anche se rimangono spazi di manovrabilità e li useremo tutti nel momento in cui andiamo su a governare. Dici in tutto, è inutile ripeterlo, il nostro sogno è l'indipendenza, che la Sardegna entri nel consesso europeo, mondiale, mediterraneo, come siamo sull'imbrigliato, altro che isolazionismo, no? E quindi questo passaggio che noi siamo coniati, che si chiama sovranità, è su un momento graduale. Nel mondo che si ubbessenne in un imbuto, l'annaduru Francesco, a proposito mio, un attimo Francesco, può darsi batti fortuna, sicuramente, in un imbuto che sta partorendo il mondo. Ed è uno sforzo, bello, e siamo obbligati a toccarci, tutti noi, se prima finissi in antitesi, in guerra, no, noi gai. Siamo obbligati a toccarci e a produrre il nuovo, tutta quella bellezza, un'antitesi, indipendentismo con sinistra, la sinistra che ma noi finisi, eravamo su internazionalisti e voi siete localisti, eccetera, questa cosa sta meravigliosamente, educatamente, è molto soave, a ciappenne una sintesi. In base alle esigenze territoriali e storiche, linguistiche, culturali della Sardegna, noi siamo proende a fare il miracolo. Nessuno scandalo, nessuna bestemmia. Da che hanno fatto parlare di indipendenza, vedi una bestemmia. Oh, no, è tranquillo, è normale. E ci incontriamo, noi facciamo un passettino
e mezzo indietro, tanto si indipendenza del destino storico, siamo chi memizzano, chi resistiamo, attacchiamo, torniamo a pensare, torniamo a balanzare, nessuno mai è riuscito a dominarci, e se noi siamo qui è che siamo esempio vivente che il sardo non è nato, può essere dominante, come nessun popolo libero al mondo. Questo è. Quindi noi faremo un passettino indietro, ma tutta la sinistra sta facendo soavemente un passettino avanti. E siamo già appena una sintesi, che noi non abbiamo fatto un'alleanza col PD, no! Noi siamo Bidu, questo presidente proviene da una solida cultura sarda e ne emerge tutta l'ibridazione di questa grande cultura etica, morale, de veraula, de dignità, col suo essere British. È una visione. Un cocktail vincente, meno male, meno male. E perché il si appoggia da questa operazione? Intanto non fidiamo di suo presidente, ma per capire anche noi ci fidiamo anche di un altro presidente, e appuntate però, si chiama Pepe Mujica, il presidente dell'Uruguay. Segnate e controllate questo giovane di 75 anni, la domanda chi è giovane, un giovane, no, Pepe Mujica è a 70 anni, un eccellente, un visionario, uno molto anche concreto, comunque Pepe Mujica abbeda le bollo, quindi noi siamo due presidenti di Gesù di riferimento, uno che è il presidente Pigliaru qui presente e Pepe Mujica che è stato, ma nell'intimo nostro lo abbracciamo profondamente.